I due derby della quarta del girone di ritorno saranno il piatto forte della domenica abruzzese in Serie D. Partite nelle quali ci si gioca molto più dei tre punti, gare che diranno chi esce dal proprio cono d'ombra e chi invece può entrare nel tunnel della vera e propria crisi dei risultati. Partendo dal Valle Anzuca, dove Francavilla e Vastese devono cominciare a fare punti in un 2019 che, se agli aragonesi ha regalato soltanto il successo contro un Materica comunque in difficoltà, ha visto i giallorossi racimolare solo un punto nello 0-0 di Pineto nel giorno dell'Epifania. Tra domenica scorsa e il turno infrasettimanale, due sconfitte a testa: Campobasso e Montegiorgio per il Villa, San Maurese e San Giustese per i biancorossi. Poco, davvero troppo poco per entrambe le formazioni, che domani hanno bisogno del bottino pieno. Il punto al limite potrebbe accontentare solo la Vastese, perché gioca in trasferta e perché punta ad una salvezza nel più breve tempo possibile. Montani riavrà Leonetti dal primo minuto dopo la botta al ginocchio, torna a Palestini a centrocampo, mentre Del Duca sarà fuori per squalifica. Dunque la coppia centrale difensiva potrebbe essere formata da Sbardella e Iarocci. Gara da ex per Fabio Montani. Noi dobbiamo continuare a pensare a noi stessi, avendo ovviamente il massimo rispetto, perché Francavilla è una squadra costruita e disegnata per fare i playoff, quindi la squadra è importante, ma come lo era anche domenica scorsa la squadra, il mercoledì scorso, scusatemi, la San Maurese domenica, mercoledì qui in casa, tutte le partite sono toste in questo momento, quindi è una partita difficile. Noi dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo, i ragazzi stanno facendo un grande lavoro e io in mezzo a campo me ne rendo conto, perché le prestazioni è vero che sono altalenanti, ma io non mi voglio nascondere dietro un dito, ma è sempre la stessa solfa. È una squadra nuova che da dicembre, da Natale, è stata finita, è stata completata. Può avere questi alti e bassi. Dobbiamo eliminarli più in fretta possibile, perché al ritorno i punti sono pesanti. E mi aspetto una partita importante, e una partita tipo quella di mercoledì da parte dei miei. Sul fronte opposto, il Francavilla, scottato dalla partita del Villa San Filippo, sembra avere di nuovo perso il feeling con il gol. A segno una sola volta nel nuovo anno, per di più su calcio di rigore con Banegas nell'anticipo di 7 giorni fa proprio al Valle Anzuca. I 31 punti raccolti finora non soddisfano, tempo per risalire c'è, ma la classifica si accorcia di settimana in settimana, senza contare i tanti recuperi ancora da disputare col Villa, che invece ha giocato tutti i match finora in programma. Sicuramente una partita difficile, un derby. Veniamo da due sconfitte e mi pare anche loro da vengono da due sconfitte, quindi insomma dobbiamo ritornare a fare punti, a fare risultato. Sicuramente in casa poi ci aiuta, abbiamo fatto solo una sconfitta e dobbiamo riprendere il cammino verso l'obiettivo nostro. 125 km di distanza separano questo derby dall'altro, quello ad alta tensione e non solo per la classifica, tra Avezzano e Giulianova. In casa giallorossa è ufficiale l'arrivo sulla panchina di Dario Bolzan, l'ex tecnico di Castelfidardo e Folgore prende il posto di Stallone, esonerato giovedì 24 ore dopo la sconfitta interna con la San Maurese. L'ultimatum del presidente Bartolini a caldo dopo l'infrasettimanale sembrava poter concedere almeno un'altra possibilità all'allenatore ex Monticelli, ma così non è stato e il Giulianova, che pure deve recuperare ancora con l'Olimpia Agnonese, ha l'obbligo di riprendere il cammino verso la salvezza. La vittoria manca dal 2 dicembre, 0-1 in casa della Vastese, da allora solo 2 punti in 6 incontri. Troppo poco. L'Avezzano invece, dopo l'inizio d'anno condito da 2 scivoloni con Cesena e Montegiorgio, al Mancini di Castelfidardo mercoledì ha ritrovato invece il sorriso. 3 gol, successo nello scontro diretto di bassa classifica e anche la conferma che i nuovi Bruni, Padovani e Samb possono rappresentare una garanzia per il futuro immediato dei biancoverdi. Gara particolare per Federico Giampaolo contro la squadra della sua città. È una gara, ma tutte le gare sono difficili e tutte le gare sono speciali per me, sinceramente, per cui il Giulianova viene da una sconfitta, è un derby, mi ricordo la partita d'andata che perdemmo anche in modo molto sfortunato, abbiamo la possibilità appunto di dare continuità a questo risultato, sarà una partita sicuramente dura, difficile, però venendo con questo risultato qui a Castelfidardo con 3-0 i ragazzi sicuramente acquisteranno morale, fiducia e ci prepareremo bene per fare questa partita al meglio. Detto dei due derby, le altre due compagini abruzzesi giocheranno i loro match in trasferta. Il Notaresco, terzo della classe Valcarotti di Iesi, sperando di proseguire il periodo magico che l'ha portato a meno uno dal Matelica, impegnato invece contro il Montegiorgio, la formazione più in palla di tutto il raggruppamento. I turni infrasettimanali, le 3 partite in una settimana, sai, molte certezze, ma è un tecnico difficile che ce le ha, perché poi bisogna avere la condizione in cui ci ripresentiamo venerdì. Però lo spirito deve essere sempre quello, sicuramente sì.
Il campo non ci aiuterà perché sarà un campo magari non ben messo in questo momento, però andremo là a giocarci la partita come sempre abbiamo fatto, a cospetto di una squadra che sta facendo anche abbastanza bene. Infine il Pineto, scottato dalla sconfitta sul filo di lana col Forlì di mercoledì, ha uno scontro tutto in salsa playoff con la San Giustese. Vincere significherebbe agganciare i marchigiani in classifica e i biancazzurri contro le big hanno dimostrato di andare fortissimo. Ci spera Mauro per continuare la corsa nelle zone nobili della classifica e centrare gli spareggi che lo scorso anno videro il Pineto arrivare fino all'ultimo atto.